L'evento finale di questa stagione è arrivato! Tantissime sono le cose catastrofiche che sono successe, come la morte di Genesi, l'arrivo di Mephisto, il ritorno di Galactus e tantissime altre cose che andranno a cambiare per sempre quella che è la storyline di Fortnite. E poi tutti quanti ragazzuoli, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Quello, ragazzuoli, che sta per succedere su Fortnite è qualcosa di davvero incredibile e catastrofico. Ragazzuoli, non avete neanche idea di quello che andrà a succedere all'interno di questo gioco e come arriveremo appunto a quello che è il capitolo 2 di nuovo, ovvero la nuova stagione OG. Infatti, ragazzuoli, prima di iniziare so benissimo che molti di voi non hanno neanche la possibilità magari di shoppare quelle che sono le nuove skin in arrivo di Halloween, perché ragazzi sono state annunciate e sono davvero assurde, come quella di Jigsaw. Quindi ragazzuoli, vengo incontro io dicendovi che guardate quante card V-Bucks ho tutte quante per voi. Infatti ragazzuoli, vi basterà semplicemente fare dei passaggi molto semplici, ovvero iscrivervi al canale con la campanella attivata, lasciare like a questo video e soprattutto una delle cose più importanti che molti non fanno, ma è il passaggio più importante, ovvero di andarmi a seguire su Instagram. E detto questo, ragazzuoli, non vorrei tanto dilungarmi con le chiacchiere. Io sono hypatissimo per quello che andrà a succedere. Guardate questo video fino alla fine. Ma prima di iniziare, ragazzuoli, vi devo ricordare velocissimamente di supportarmi nello shop con il codice creatore Rosellino. A voi non vi costa niente, a me mi date una mano davvero enorme. Perciò ragazzuoli, non dilunghiamoci con le chiacchiere. Codice Rosellino nello shop, aggiornatelo ogni 4 giorni. Detto questo, buona visione. Qualcosa di strano sta succedendo in mappa. Infatti sono ormai settimane che non si parla di altro sui social. Infatti tutto quello che sta succedendo è proprio collegato ad Halloween e all'arrivo della stagione OG del capitolo 2. Facciamo un passo indietro nel tempo, proprio all'11 di agosto 2024. Infatti, in quella data esatta ci fu l'evento finale di quella che era la stagione 3 del capitolo 5. Dopo quell'evento, il piano di Megalodon fallì e con questo arrivò in mappa proprio il Dottor Doom, che con il suo piano malefico voleva cambiare e impossessarsi di tutti i poteri del vaso di Pandora per conquistare per sempre l'isola di Fortnite. Il suo piano fin dall'inizio era ben chiaro, ovvero evocare Mephisto per far ritornare in vita sua madre. Ma qualcuno, un qualcuno che conosciamo bene, non glielo voleva permettere. Ebbene sì, stiamo parlando proprio del nostro caro amico Genesi. Un segreto assurdo che è stato tenuto nascosto da Epic Games è che se ci recchiamo nella modalità del Dottor Doom e l'andiamo a giocare, potremmo vedere in giro per la mappa queste pietre del vaso di Pandora, che non sono messe lì per caso. Anzi, se infatti le andiamo a vedere meglio, ognuna di queste contiene una lettera diversa. E mettendo insieme le lettere viene fuori il nome di Genesi. Queste gemme possono vedere il futuro, un po' come l'oracolo, e sembra che quest'ultime stiano prevedendo un qualcosa di spaventoso che ha a che fare proprio con Genesi. Infatti, se guardiamo questa schermata di caricamento di Hope contro il Dottor Doom, possiamo vedere che lo scudo di Captain America non ce l'ha più Genesi, ma bensì Hope. Questo conferma al 100% che il personaggio più iconico di Fortnite, ovvero Genesi, morirà. Infatti ne parlavamo già nello scorso video, che vi lascio qui in alto tra le schede. Purtroppo questa sarà l'ultima volta e l'ultimissima stagione di Genesi all'interno del gioco. Sembra però che qualcun altro stia per prendere vita. Infatti sulla testa di Galactus qualcosa di strano sta succedendo. E tutto questo sembra un chiaro collegamento al Fortniteverse 2024, ovvero l'evento di Halloween. Infatti se andiamo a vedere nei file di gioco è stato aggiunto il cielo spettrale che avevamo anche nel Fortniteverse 2020,
con Mida, dove appunto quest'ultimo era stato riportato in vita sotto forma di zombie e si aveva anche la possibilità di diventare spettri. Perciò quello che sappiamo è che questo cielo sta arrivando con il prossimo aggiornamento di Halloween e lo avremo proprio intorno al 15 di ottobre, con tutte le nuove skin di Halloween, come quella appunto di Jigsaw che è stata confermata, perché in quella data esatta inizia quello che è il Fortnite Mers. Ma vi chiederete, con questo cosa c'entra Galactus? Ebbene sì, facciamo nuovamente un passo indietro. Il Dottor Doom, come dicevo, voleva evocare Mephisto, ovvero un cattivo della Marvel che ha la capacità di riportare in vita le persone, ma rendendole cattive e sotto forma di zombie. Il 5 di ottobre avremo il primo mini evento dove inizierà quello che sarà il risveglio di Mephisto, per poi averlo in game intorno al 15 di ottobre. Con l'arrivo di quest'ultimo su Fortnite, anche Galactus e tutti i cattivi torneranno in vita sotto forma di zombie, come i supereroi Marvel, che arriveranno nello shop appunto sotto forma di zombie. Questo ce lo confermano non solo i fumetti ufficiali Marvel, ma anche alcuni leakers che hanno trovato nei file di gioco la texture di Galactus in aggiornamento, che appunto riprenderà vita. Questo Fortnite Mers sarà davvero incredibile e sarà filo conduttore dell'evento finale che concluderà questa stagione, esattamente il 2 di novembre, per far tornare quello che è uno dei capitoli più amati dalla community di Fortnite, in tutto e per tutto. E non vorrei dire, ma sapevate che è da un po' di tempo ormai che scorrono queste voci? Ma prendete tutto quello che vi sto per dire adesso con le pinze. Infatti ragazzuoli, ricordate che nel capitolo 2 ci è stato uno degli eventi più streamati al mondo, ovvero quello di Travis Scott. Ebbene sì, probabilmente avremo un nuovo concerto live event proprio di quest'ultimo, che andrà ad esibirsi per il suo nuovo album Utopia. Ebbene sì ragazzuoli, quello che appunto andrà a succedere è davvero assurdo. Fatemi sapere appunto la vostra nei commenti, le vostre teorie, scrivetele qua sotto nei commenti perché le andrò a leggere tutte e vi risponderò pure. Quindi ragazzuoli, detto questo, non vorrei dilungarmi con le chiacchiere e quant'altro, dobbiamo solamente che aspettare quello che succederà e mi raccomando, campanella attivata e condividetelo con gli amici questo video, perché così anche loro sapranno quello che sta per arrivare su Fortnite. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Bella boys e bella guys.